stato di monitoraggio più confortato rispetto al 5 di agosto? Termine corretto è proprio quello che abbiamo utilizzato con tutti i componenti e le persone che erano presenti durante la riunione. Più confortati perché venerdì scorso il sindaco di Limone e il sindaco di Vernante hanno svolto un sopralluogo, hanno potuto appurare che finalmente ci sono 130-140 operai nel cantiere del tunnel e che alcune delle date che c'erano state indicate, ad esempio quella di oggi, sono pressoché rispettate. Si sta posando infatti in queste ore il ponte sul Rio della Ca, lato francese. Questi aspetti ci confortano, non ci fanno però abbandonare l'attenzione, il comitato di monitoraggio a questo serve, è stato insediato con questo obiettivo ed è composto proprio per questo dai rappresentanti degli enti locali che ogni giorno subiscono le perdite che questa prolungata chiusura del Tenda ha creato e stanno creando, motivo per cui siamo confortati ma restiamo attenti. Volete l'apertura il prima possibile, ma non siete in grado di dare una data. Insomma. Non siamo in grado di dare una data perché se sarà un'apertura in modalità provvisoria ci sono aspetti di sicurezza che non sono di nostra competenza, ma sono di competenza della struttura commissariale di ANAS e dello stesso compartimento di ANAS Piemonte. La nostra richiesta è sempre quella, cercare di dare un passaggio alla Valle Vermenagna, ma più in generale a tutta la provincia di Cuneo e mi permetto di dire, guardando all'intero territorio della regione, proprio a tutto il Piemonte, visto cosa avviene al Fresius e al Monte Bianco. Hanno fatto un sopralluogo al cantiere la scorsa settimana il sindaco Liberi di Limone e il sindaco Dalmasso di Vernante, hanno potuto appurare intanto la presenza di 130-140 operai che svolgono il proprio lavoro in due turni e questo già è confortante, hanno potuto anche verificare il prosieguo dei lavori, stanno arrivando all'installazione dell'impianto di illuminazione, dell'impianto antincendio, dell'impianto di ventilazione, stanno proseguendo in tutte quelle che sono le attività di cantiere. Su questo noi continuiamo a essere attenti anche perché non è l'unico sopralluogo, ma se ne svolgono anche quando non li comunichiamo.